Ciao a tutti, allora in questo tutorial vi faccio vedere come modificare una serie di immagini utilizzando uno strumento chiamato Azioni. Azioni ci permette di modificare una volta sola fare una serie comunque di aggiustamenti, registrarli e applicarli a tutte le immagini che vogliamo noi. Questo strumento è forse uno dei più potenti di Photoshop perché ci permette di fare delle modifiche di massa, diciamo. Poniamo l'esempio che vogliamo mettere il copyright ai nostri lavori e abbiamo 150.000 fotografie. Vi voglio a metterlo una per una, ci mettete 6 anni. Quindi, come fare? Utilizzando uno strumento che si trova qua, automatizza gruppo. Io ce l'ho in inglese, Photoshop, però penso si chiami automatizza gruppo. Comunque la posizione è qua, Automate Batch. Per esempio, per il tutorial io ho preparato delle fotografie che voglio modificare in modo che siano tutte delle stesse dimensioni e che abbiano una cornice nera attorno una sorta di frame esattamente come ho fatto qua, no? Vedete tutte le stesse dimensioni con la cornice nera. Adesso queste sono una dozzina di immagini, quindi si potrebbe fare anche una a una volendo, no? Però se poniamo il caso che ne ho 150, il risparmio di tempo è notevole. Vi faccio vedere come si fa praticamente. Innanzitutto, vabbè, bisogna decidere prima cosa fare una fotografia. Questo però è indifferente, cioè si possono fare gli aggiustamenti che si vogliono, basta ricordarsi di registrarli con l'azione. Per esempio, prendiamo una qualsiasi di queste foto e le apriamo con Photoshop. Per vedere le azioni si fa finestra azioni oppure Alt F9 da tastiera. Come potete vedere qui, Photoshop ci propone una serie di bellissime, azioni di default. Ad esempio, basterebbe selezionarne una, cliccare su Play e gli aggiustamenti che sono registrati all'interno di questa azione vengono effettuati su questa immagine. Quello che noi interessa fare adesso è registrare la nostra azione personale. E poi per poi applicarla ovunque vogliamo noi, a qualunque documento. Per fare questo, innanzitutto creiamo una nuova cartella, un nuovo set, dove che chiamerò per esempio dove andremo a inserire la nostra azione. Quindi clicchiamo sul pannello di nuova azione, boh, la chiamo tutorial. All'interno del set di dimostrazione posso anche stabilire un tasto rapido e vabbè, dargli un colore, per esempio arancione. Quando clicco su record o registra in italiano, tutto quello che io faccio da adesso in poi viene registrato dal software e quindi viene poi diciamo, immagazzinato all'interno di questa azione. Per fare in modo che gli aggiustamenti siano esatti, vi consiglio di provare prima di registrare l'azione, se no io so già cosa devo andare a fare, quindi parto direttamente così. Cominciamo ad esempio a tagliare l'immagine, facciamola 250x200 pixel, 72 di risoluzione. Parto dall'alto a sinistra, ritaglio l'immagine e clicco su Applica. Adesso vado su immagine aggiustamenti, autolivelli per migliorare un po' il livello di bianchi e di neri, miglioramento considerevole e anche autocontrasto. Adesso apriamo il pannello dei livelli, dov'è, F7, e creiamo un nuovo livello sopra il background. Andiamo su Seleziona tutto oppure CTRL A da tastiera, facciamo
Poi andiamo su seleziona, modifica, contrai. Contrai, riduciamo di per esempio 6 pixel. Poi con lo strumento seleziona, in modalità sottrai selezione, che è il terzo. Andiamo a lasciare uno spazio in basso e che riempiremo poi con la scritta, diciamo. Adesso, come si può vedere, noi abbiamo selezionato non la parte esterna ma la parte interna, quindi dobbiamo andare su Seleziona inverso. Adesso, usando lo strumento secchiello, si può fare molto più velocemente con Alt Cance. Prendo il colore nero, colore di primo piano nero, clicco all'interno della selezione e voilà, poi vado su Seleziona. Deseleziona oppure Ctrl D. Adesso prendo strumento testo, scrivo il mio nome, per esempio. Io più o meno sto improvvisando, però le modifiche possono essere veramente qualsiasi. Ok, metto qui. Diciamo che ho finito. Io voglio fare questo tipo di cosa per tutte le immagini che vi ho fatto vedere prima, che si trovano qua. Innanzitutto fatemi cancellare quello che ho creato precedentemente, anche adesso la cartella è vuota. È importante comunque avere una cartella con le immagini, diciamo, originali da modificare e una cartella nuova con le immagini modificate. Questo perché nel caso in cui sbagliamo o diciamo pasticciamo con la salva, eccetera, eccetera, è conveniente avere comunque la copia di backup delle fotografie originali. Dal pannello azioni, Alt F9 da qua, vediamo che tutto è stato registrato. Noi volendo potremmo anche stoppare il procedimento, tornare indietro, cancellare uno dei passaggi, modificare, eccetera, eccetera. Per esempio modificare un passaggio o fare veramente quello che vogliamo. Riprendiamo. E per poi anche riprendere da qua esattamente come stiamo facendo noi. Ci basta selezionare l'ultimo step, cliccare su registra. L'ultima cosa che dobbiamo andare a fare è salvare per il web e dispositivi. Andiamo a selezionare dal menu a tendina JPEG in alta qualità, mi sta bene per ora. Quindi salva, vado a scegliere la cartella dove voglio salvare, in questo caso immagini modificate. Come ho detto prima, è sempre meglio avere due cartelle, una con le originali e una con le modificate, e sempre registrando è molto importante andare a chiudere senza salvare. In questo modo, anche quando poi il processo sarà automatizzato, il software chiuderà ogni volta una nuova fotografia, in modo da non appesantire, diciamo, non utilizzare eccessiva RAM durante il processo. A questo punto ci basta fare File, Automate, Batch o Automatizza Gruppo. Senza aprire nessuna immagine, noi andiamo a scegliere d'azione dal set dimostrazione, come ho fatto vedere prima. L'azione si chiama Tutorial. Risorsa lui intende da dove prendo le immagini da modificare, da C, User, Utente, Desktop e immagini da modificare, che si trova. Ovviamente posso andare a sceglierla. Non vi consiglio di toccare questi tasti se avete seguito il mio procedimento. Destinazione cartella, e vado a scegliere anche qui la cartella, immagini modificate. Posso scegliere come salvare i nuovi file, quindi con quale nome. Io andrò a scegliere se numero seriale più l'estensione. Compatibilità per Macintosh e Unix. Nel momento in cui clicco OK, lui esegue tutto. Nel momento in cui si blocca, perché come avete visto prima c'era l'opzione spuntata fermati in caso di errore, lui ci chiede che cosa fare, come comportarsi. In questo caso non si tratta proprio di un errore, nel senso lui ha trovato lo stesso file, lo stesso nome all'interno della cartella immagini modificate, e quindi ci chiede cosa fare, se sostituirlo oppure cancellare questo processo che sta facendo. Sinceramente indifferente, in questo caso possiamo anche cliccare su sostituisci, tanto il risultato finale
finale lo stesso. E oltretutto, premendo il tasto rapido F12, noi in qualsiasi immagine apriremo anche in futuro, potremo applicare questo tipo di trasformazione. Una volta che il processo è finito, magicamente abbiamo tutte le fotografie modificate come vogliamo noi nella cartella. Pochi minuti per farlo.